terzo successo stagionale per la seriana Silvia Persico, che trionfa a Pradalunga battendo allo sprint ristretto la milanese Sara Wackerman e prendendosi così una rivincita, visto che proprio la Wackerman l'aveva beffata sul traguardo di Comonte. Una cinquantina le atlete al via della prima edizione del trofeo Zanga Arredamenti, gara che prevedeva due strappi all'interno del paese agli ultimi due giri del circuito. Sul piatto però avevano provato a scattare via diverse atlete, la prima ci ha provato la portacolori del pianeta rosa Susanna Pedretti e poi anche la battagliera Alice Gasparini, atleta della Puginatese che spesso quest'anno abbiamo visto all'attacco. Tutto però si è giocato sulla salita. La prima tornata ha provato a scappare via un terzetto, composto da Silvia Persico della Valcar PBM, Daniela Magnetto Alietta dell'Esperio Piasco e Angela Maffeis dell'Eurotarget X-Active. Il gruppo però reagisce e riacciuffa le tre. Ecco quindi che la Persico prova a ripartire anche sulla seconda salita. L'azione sembra buona, peccato però che la seriana venga ripresa all'ultimo chilometro. Nonostante gli sforzi, la scatenata Silvia Persico ha ancora le energie per sprintare e vincere sulla Wackerman. A chiudere il podio la sua compagna di squadra Chiara Galimberti. Piazzate anche le orobiche, Maffeis, quarta, e la portacolori del Villongo De Laurentiis, quinta. Ecco le parole della vincitrice. Silvia Persico, seconda settimana scorsa al photo finish, oggi non ci sono dubbi, la regina della volata sei stata tu sulle strade di casa. Sì, oggi sono partita bene, volevo vincerla, visto che ero qua vicino a casa. Sono partita ai 100 metri a fare la volata, ce l'ho fatta.